Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Parigi per chiedere la fine degli attacchi aerei israeliani in Libano. La manifestazione arriva dopo che gli attacchi israeliani in tutto il paese hanno ucciso almeno 105 persone domenica. On veut juste un seul objectif, c'est montrer l'unité du peuple libanais. Une image qui montre tous les Libanais, qui peuvent de partout du Liban, de différents courants politiques, pour soutenir le Liban, les réfugiés, les victimes, soutenir notre pays et défendre notre pays. Dall'inizio della guerra a Gaza, Israele ed Hezbollah si sono attaccati quasi quotidianamente, provocando decine di migliaia di sfollati da entrambi i lati del confine. Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso oltre 700 persone solo nell'ultima settimana. Sabato Israele ha spostato le truppe vicino al confine settentrionale, facendo temere un'imminente offensiva di terra nel paese. La Francia è stata un importante sostenitore di Israele, difendendo per anni il suo diritto all'autodifesa. Un rapporto sulle esportazioni di armi presentato al Parlamento dal Ministero della Difesa nel 2023 ha mostrato che la Francia ha rilasciato 767 licenze di esportazione a Israele dal 2015. Ogni anno Parigi vende a Israele attrezzature militari per un valore medio di 20 milioni di euro. Ad aprile, 11 ONG, tra cui Amnesty International, hanno presentato una causa in tribunale per fermare le vendite di armi della Francia a Israele, sostenendo che i civili di Gaza sono stati presi di mira. Il tribunale ha respinto la richiesta a maggio.